Ciao amici, prima di iniziare questo video vi voglio dire una cosa molto molto importante. A fine anno ci saranno tre notizie pazzesche, di cui soltanto una sarà legata a YouTube, ma sarà veramente incredibile. Comunque, benvenuti a questa intervista tripla di me stesso. Di me stesso. Sì, ma in diverse forme. Ma prima di arrivare ai punti caldi, ma soprattutto alle novità importanti, beh, facciamo un passo indietro di tipo un anno e mezzo fa. Chi siete? Anima. Yin Sasha. Young Sasha, a rapporto. Cosa fate nella vita? Beh, diciamo che dopo aver scoperto in primis che dovevo amare me stesso, ho deciso di iniziare a fare delle avventure per scoprirmi e darmi degli obiettivi per migliorarmi. Mangio, mi diverto e faccio cose che compromettono la mia vita ogni giorno. Faccio sport, motivo le persone e mi tengo in costante allenamento per la figa. E voglio un petto così enorme da poter dare il nome alle mie tette. Quanti anni hai? Beh, sono immortale. Ma comunque gli astrologi dicono 30 anni. Ah, 22. Perché è il momento in cui facevo più cazzate ed ero veramente il me senza limiti. 17. Quale miglior momento per iniziare palestra? Che poi ho dovuto interrompere per vie che non erano proprio le migliori. Però, 17. Tra poco 18. Tre attributi per definirti. Avventuroso, senza limiti, pazzo. Beh, ignorante a bomba, di buon palato e spendaccione. Atletico, motivato, salutare. Il tuo punto debole? Il cuore. Influenza troppo la mia vita. Il mangiare bene, la cosa più difficile da rispettare. Il volere sempre troppo da me stesso. Se vincessi 10 milioni di euro, quale sarebbe la prima cosa che compreresti? Una casa o qualsiasi cosa possa rendere serena la mia vita. Una bella macchina per andare ovunque in giro. Aprire una palestra all'aperto per invogliare le persone ad allenarsi. Come ti vesti di solito? In modo stiloso. Nudo. Più comodo possibile. Cosa ti dicono più spesso? Ma la cosa che dicono più spesso è che sono una brava persona e soprattutto si trovano tutti bene con me. Si stupiscono di quanto io riesca a mangiare. Dei miei miglioramenti fisici e delle sfide uniche che ho combinato. Uniche nel suo genere. Preciso. Il giorno più bello della tua vita? Quando ho visto i miei parenti dopo 190 km in bicicletta. Mi emoziono quando mangio bene, ovvero ogni giorno. Deve ancora arrivare. Il fisico non basta. E quello più brutto? Quando sono stato lasciato e quando hanno cercato di derubarmi durante la notte. Beh, quando ti aspetti una cena è un servizio unico, ma fa tutto cagare. Quando ho dovuto sostituire qualcosa di mio per fare felice qualcun altro. Una persona che stimi? Me stesso. Gli chef, me stesso. Un coglione? Io. Io. Loro due. Un errore che ti riconosci? Di avere una creatività al di fuori del normale, ma di non saper concretizzare il tutto. Non so darmi dei limiti quando mangio, ma proprio non ci riesco. Voglio fare troppe cose insieme. Hai mai rubato? Mangiare gratis e rubare? Sì, il cuore di tante ragazze. Come ti immagini fra 20 anni? Ma probabilmente morto. Sì, posso concordare con lui. Se vivo, spero almeno in forma, se no vuol dire che qualcosa è andato storto. Cosa bisogna avere nella vita? Veri amici. Anche se fosse soltanto uno, trovalo e non perderlo mai. Grinta costante per rincorrere i propri sogni. Sono riuscito a dire una cosa intelligente? Wow. Passione verso tutto ciò che si fa e rispetto verso tutti. Ma dici, caro anima, cosa avevi così tanto da dire? Volevo consegnare a questi miei due amici, con i quali ho convissuto l'ultimo anno e mezzo e con il quale sono cresciuto molto, un premio, perché sono stati davvero fondamentali. Un attimo,
Ecco a voi il premio da YouTube. Lo so, ormai siete praticamente a 300.000 iscritti e ve lo siete meritati anche grazie alle persone che ci seguono da casa, ovviamente. Però, ahimè, è giunto il momento di salutarci per sempre. Siete stati davvero fondamentali per me e mai vi dimenticherò. Mi raccomando, salutateli ora, perché tra poco i canali scompariranno. Ora è tempo di sbloccare Anima 3.0 e sprigionare il massimo dopo questi 2 anni di training fatti su me stesso. Attenzione, ci sarà da attendere fino a fine dicembre per il nuovo spoiler che cambierà tutto. Ma davvero tutto. Credetemi che non siete pronti. No, no, non siete pronti. In questo video non avete conosciuto 3 persone diverse, ma l'insieme che crea la mia persona. Ed ora sono qui per riunirmi in me stesso, più concentrato su realmente cosa mi piace, ma soprattutto che cosa piace a voi, che mi sostenete da sempre. E ovviamente non parlo di mi piace, visualizzazione o altro, ma dall'effetto che mi date da ogni giorno, da quando sono adolescente fino ad ora. Sono grato di essere una nascita di un nuovo lavoro, di essere una parte di storia di questo decennio, di non essere mai cambiato per la fama e di aver vissuto degli anni fantastici. Ma soprattutto di essere ancora qua a darvi il massimo che io posso dare ogni giorno. Cazzo, complimenti Sasha, sei proprio bravo. Grazie a tutti, famiglia. Ci vediamo presto.